ti capita spesso di studiare, studiare, studiare e non ricordare niente? Bene, sappi che non sei l'unico. Questa sensazione è condivisa dalla maggior parte degli studenti di tutto il mondo. Ma non temere, noi abbiamo la soluzione, la mappa concettuale. Oggi, con questa nuova puntata di Studenti, grazie, ti spiegheremo come creare al meglio delle mappe concettuali perfette, partendo proprio da quello che studi. È un metodo molto semplice che puoi praticamente applicare a tutte le materie. Sei pronto? Bene, ma prima di iniziare, metti un bel mi piace. La mappa concettuale, lo dice la parola stessa, schematizza i concetti fondamentali di un argomento. La mappa inoltre ti permette di avere davanti agli occhi in un solo colpo tutto quello che hai studiato e, soprattutto, di collegare fra loro i concetti in modo chiaro. Ma come funziona in pratica questa mappa concettuale? Lo vediamo subito. Come prima cosa dovrai scegliere un argomento da schematizzare, ad esempio Luigi Pirandello. Successivamente dovrai identificare i nodi concettuali e le relazioni associative. Hai ragione, sono paroloni, spiegamoci meglio. I nodi concettuali sono i temi, le categorie di cui si compone un argomento. Un esempio è la biografia di un autore, oppure le sue opere o anche la sua poetica. Le relazioni associative invece sono le frecce che collegano le categorie con i relativi sottotemi. Troppo difficile? Ok, spieghiamole in parole più semplici. Sono quelle parole che collegano un concetto all'altro in modo chiaro e semplice. Facciamo un esempio pratico, ti va? Allora, prendiamo un argomento complesso, ad esempio la letteratura umanistico-rinascimentale. Beh, qui una mappa concettuale ci vuole proprio. Allora, l'argomento è talmente ampio che, come prima cosa, possiamo dividerlo in due parti, ovvero umanesimo e rinascimento. Ecco, già così hai appena creato un piccolo pezzetto della tua mappa concettuale. Infatti, hai appena identificato due temi che partono dal nucleo centrale. Da questi temi poi potrai far partire altri blocchi che individuano le caratteristiche di ciascun tema. Ad esempio, cosa significa umanesimo oppure a cosa fa riferimento? Potrai poi individuare il legame che c'è tra umanesimo e rinascimento e per farlo userai... Esatto, la relazione associativa. Praticamente attraverso una linea collegherai le due caselline e sopra vi scriverai la parola che secondo te collega i due concetti. Questo ovviamente era solo uno spunto iniziale. Vuoi vedere come l'abbiamo conclusa noi? Così! A questo punto tu potrai creare altri blocchi cercando di individuare temi e sottotemi e collegandoli fra loro. Ti svelo un segreto, una mappa concettuale funziona davvero quando puoi rileggerla in tutte le sue parti e ricreare perfettamente un argomento. Ah, cosa importante, non dimenticarti di usare colori diversi per rendere temi e sottotemi. Ovviamente la mappa è la tua e deve rispondere alle tue esigenze, quindi sarai tu a scegliere cosa scrivere, quanto scrivere, se usare i colori e se sì, quali. Il consiglio che ti diamo è quello di essere più chiaro e sintetico possibile. Ovviamente poi, se non sei un amante dell'arte amanuense, ci sono numerosi software con i quali puoi rendere le tue mappe in versione digitale. Bene, ora sei pronto per creare la tua mappa concettuale. E mi raccomando, se questo video ti è stato utile, metti un bel mi piace. Noi ci vediamo presto alla prossima puntata di Studenti!